E come è il caso di quella ragazza siciliana, minorata mentale, violentata, tre volte. Violentata, che deve tenere il figlio, cioè nel senso creando nuova sofferenza, cioè nel senso che senso ha che questa sia nell'impossibilità, cioè abbia subito una violenza. Bene, questo non è importante. No, fra niente. Cioè, l'importante è che il violentatore l'abbia messa incinta. Almeno non ha fatto il codice interrotto, non ha usato il preservativo, esatto. Cioè, è un buon cattolico. L'importante è che la violenza duri per tutta la vita, cioè, dopo chiaramente li porteranno via il figlio perché dovranno dichiararlo adottabile. Non è che è adottabile, perché sennò per gli istituti che tengono i bambini. Ma Gnocchi è un venditore di schiavi, capito? Cioè, per lui questo è l'interesse. Lui ha già dichiarato: se viene abortito, chiediamo di poterlo seppellire. Cioè, veramente è un verme, un vigliaco, un farabutto, un delinquente, un figlio di puttana, un pezzo di merda. Se non vi va bene, comincio un'altra volta. Non mi sono indignato solo io, ma c'è anche stato la responsabile della privacy. Rodotà che si è incazzato per sta roba, perché hanno preso il nome di sta poveraccia, l'hanno sbattuto in prima pagina e la famiglia ha trovato aggressioni da parte della gente, e questo per i porci dei vescovi, dei cattolici, dei Wojtyla, e il loro Dio e il loro profeta, perché sono dei porci, perché prendersi in quel modo con una ragazzina veramente sono dei vigliacchi, farabutti. Hanno sbattuto il nome in prima pagina, stanno usando in modo bieco. I magistrati l'hanno data in una casa dei gnocchi, di quel prete disgraziato, il quale l'ha torturata, gli ha fatto praticamente dire: ma tu vuoi il figlio? Una bambina che praticamente ha 6 anni. Cioè, se non è infamia questo, ditemi voi che cos'è l'infamia. Sì, no, ma allora anche poi il tutore, che giustamente, rendendosi conto della situazione della persona, perché quando uno è tutore di qualcosa non deve fare il proprio interesse, cioè deve tutelare la persona che va tutelata, come principio, e non... Di fronte a una situazione così drammatica dice: vabbè, io lo farò abortire, perché la legge gli dà la facoltà, c'è l'intervento, l'ipotesi da parte della curia di togliergli l'autorità di fare questo. Vergognoso, è veramente una vergogna, perché se avessero fatto la stessa operazione con Agnelli, sarebbero andati a cagare, anzi non avrebbero neanche osato cominciarla. Tanto per essere chiaro, se guarda una povera disgraziata che non ha mezzi per difendersi, non ha niente, siccome non porterà voti a politici di merda, dall'estrema destra all'estrema sinistra, pigliatevi tutti da sto punto di vista dei politici di merda, allora si può commerciare e vendere. Ora, ascoltatori, ascoltatemi bene, adesso è toccata a lei, ma domani non è detto che tocchi a voi, cioè voi non siete Wojtyla, non siete Agnelli, ricordatevelo, condizioni di merda sono condizioni di merda che dopo vi piovono sulla testa. Sì, basta pensare che logicamente anche sul discorso dell'aborto i cattolici non se ne stanno con le mani in mano, cioè nel senso che anche i medici abortisti ce ne sono pochi, i medici che applicano la legge sono pochi, e se voi violate una legge dello Stato rischiate di essere perseguitati. Chi viola la legge, ad esempio, e non applica la legge, ha una dispensa papale col discorso dell'obiezione di coscienza sull'aborto, cioè nel senso che si è dovuto arrivare a questo punto, cioè di dire: ammettere, violi la norma della legge, violi un obbligo di legge, perché devi assecondare un dio pazzo, criminale più che altro, perché il dio cristiano non è un dio pazzo, è un dio criminale. E questa roba qua noi purtroppo ce la troviamo proprio sul groppone, perché veniamo fuori con tantissima fatica da quello che sono delle condizioni religiose. Scusate, abbiamo tutto a posto? Scusate, abbiamo avuto delle persone che sono venute. Noi abbiamo tantissimi problemi sociali dovuti da questo, perché purtroppo il nostro sistema sociale viene fuori da situazioni orrifiche del cattolicesimo, e uno dei patti scellerati che è avvenuto in questi anni è stato quello di non costruire delle strutture sociali, proprio per lasciare in gestione queste strutture sociali alla Chiesa Cattolica. E noi stiamo pagando durissimo questa cosa. Cioè, praticamente gli agenti della distruzione, tipo l'infamia della Caritas, tutta questa gente qua, sta facendo delle porcherie veramente in mano. Voi pensate, i bambini vengono messi in ginocchio, vengono costretti a pregare. Cioè, un'infamità talmente grossa, talmente aberrante, però non portano voti, mentre invece quelli che vivono sulla miseria, che gestiscono la miseria, che giocano la miseria, hanno voti. Sì, no, ma poi c'è anche una cosa da fare. Se questo fatto è successo a Catania, sai, di conseguenza c'è stata subito la mobilitazione, però a Catania c'è anche quel parroco che ricattava i maestri, cioè senso, cioè, e lì non c'è stato lo scandalo, nel senso che la cosa è stata messa a tacere, però rendetevi conto,
è un parroco, sarebbe la possibilità di ricattare materialmente degli insegnanti? Cosa può arrivare dal punto di vista poi religioso nel ricattare gli insegnanti? E cosa può costringere i bambini a subire ed ascoltare? Cioè, rendetevi conto che un sistema così clientelare, così controllato, così monolitico, alla fine dove si potrà arrivare? Cioè, nel senso che può sembrare il diritto di tutti di fare certe cose, però se una scuola si riesce a questo punto che gli insegnanti che sono delegati per loro natura a dare un'informazione, una cultura, un tentativo di cultura a dei bambini che devono vivere il loro insegnamento come ricatto da parte di un sacerdote. E questa era una scuola, rendetevi conto nel momento in cui ci sarà l'estensione dell'insegnamento religioso e finanziamenti alla scuola privata cattolica. Ricordate, fra la vita e l'orrore siamo rimasti io e Francesco e alcuni pagani che ci ascoltano. Purtroppo, guardandoci attorno, non vediamo altra gente, vediamo tanta gente con tanta aria alla bocca e che sono scappati come topi di fogna. Come topi di fogna lo dico io personalmente a Francesco. Sì, ecco. Un attimo solo. Quello che io vorrei... è perché a volte arrivano dei pensieri immediati. Sì, no? Sì. Purtroppo. Quello che io voglio dire è questo. Quando io vi ho detto che la stregoneria non ferma la pallottola, però vi permette di vivere strategicamente, ricordatevi che imparare a nuotare serve quando le acque sono calme. Cioè, quando state tentando di scappare per fare gli emigranti in Albania e siete sul gommone e il gommone affonda, o avete imparato a nuotare prima o affogate, è chiaro questo. Cioè, quello che voglio dirvi io è questo. Se voi aspettate ancora che l'orrore venga, ci troviamo veramente col culo nella merda. Per cui cominciate a pensare adesso a costruire voi stessi e a costruirvi gli strumenti per far fronte all'orrore futuro. Perché questo sistema sociale può reggere fino a un certo punto, ma se non ha uomini che lo alimentano, se non ha delle persone che rivendicano libertà, se non ha qualcuno che dice no, cazzo, io esisto, io e Francesco e qualche altro pagano facciamo ben poco, mettetevela via questa. Cioè, noi faremo quello che possiamo perché non abbiamo altra scelta. Però ricordatevi, è un po' pochino fra l'orrore e la vita io e Francesco. Sì, no, anche perché il discorso è sempre questo. Cioè, non pensate che il monoteismo, soprattutto cristiano, sia adeguato a certe situazioni per bontà sua. Cioè, nel senso, ci sono volute guerre, ci sono volute lotte, ci sono voluti milioni di persone che sono bruciate sul rogo per poter cambiare le cose. Cioè, nel senso, non pensate che sia una piccola conquista la Chiesa Cattolica, dice beh tanto, ormai si è adeguata. Chi è criminale per natura e per essenza? E per educazione. E soprattutto perché l'essere criminale non è una scelta propria, ma è un comandamento della loro fede, e il primo criminale è il loro Dio e il suo rappresentante che è Gesù Cristo. E quando un Dio che è criminale come in essenza e per divino ha il bisogno di mandare sulla terra, che poi sappiamo non è mai esistito, però accettiamo come racconto, ha bisogno di mandare un suo rappresentante a quella più criminale, che viene soltanto a predicare. Cioè, rendetevi conto, qualcuno osservava, fa, Gesù Cristo poteva scrivere e non ha mai scritto niente, poteva parlare di concetti filosofici e non li ha mai enunciati, ha sempre parlato per parabole. Ma perché ha parlato per parabole? Perché erano insegnamenti di comportamenti. Cioè, a lui non interessava che l'adesione fosse di tipo ideologico, culturale o filosofico. L'importava ripetere comportamenti. E la parabola è l'esempio più concreto di comportamento. Perché io potrei prendermi un filosofo e capire il suo pensiero, però l'applicazione starebbe nella mia volontà, nella mia capacità, nei miei desideri o nella mia personalità. Il Dio dei cristiani è il loro salvatore, è il loro Gesù Cristo, che falsamente si festeggia a Natale fra poco. Non ha fatto questo, non ha enunciato principi, non ha enunciato valori e poi gli altri li hanno applicati. Lui con le parabole ha enunciato comportamenti, modelli di comportamento, cioè nel senso di che dire tu devi applicare questo e devi agire in questa maniera, il che significa chiaramente qual è l'intento. E lui ha fatto soltanto questo, cioè anche la necessità che lui aveva di pellegrinare non è secondaria, cioè nel senso che dire voi dovete inseguire gli altri se anche loro non vogliono, perché ad esempio cosa avrebbe fatto un antico filosofo pagano? Sarebbe ritirato nella sua accademica e sarebbe messo a filosofare, chi lo voleva sentire andava lì, se non lo voleva sentire se ne andava da un'altra parte.
No, il perché la predicazione di Cristo, il perché il percorrere la Palestina, cioè che poi sappiamo che Cristo non è mai esistito, ma perché c'era questa necessità di camminare, di correre dietro agli altri? Cioè per dire fa, io cristiano non lascerò spazio agli altri, io ti inseguirò ovunque, io sarò criminale, io sarò il criminale che viene a rubare a casa tua, ma oltre che rubarti il tuo corpo, ruberò la tua anima, ruberò la tua vita, sì, annienterò questo. Tu non potrai sfuggire, io ti caccerò sempre. No, aspetta, e se tu lo rifiuti, lui sbatterà la polvere dai suoi sandali prima, dopodiché spazzerà la cenere dalla piazza dopo che ti ha bruciato. Chiaro sì. Questo? L'insegnamento è logico, è perfetto, è preciso. Sì, no, ma anche, cioè, voi dovete sempre proprio pensare che la Bibbia è l'insegnamento cristiano, è l'insegnamento di Cristo, cioè proprio per essere chiaro, perché certi tengono a dire fa mai la Chiesa, no, noi sottolineiamo l'insegnamento di Cristo è un insegnamento criminale dalla prima all'ultima parola. Cioè, quando trasforma le persone in oggetti di possesso può essere solo criminale, cioè, non è un po' digitale. Ma rendetevi conto che se noi prendiamo per buono quell'insieme di panzane che è la Bibbia, lui quando raccoglie un suo discepolo, un suo apostolo, non gli dice qualcosa per la sua vita, ma dice io ti farò pescatore di uomini, cioè nel senso andiamo a fregare la gente, cioè nel senso andiamo a catturarla, andiamo a inseguirla. Questo è il suo problema, cioè non dice, non fa neanche una promessa, dice io ti darò solo un comportamento, cioè non ti dice io ti darò la verità, no, vieni con me che noi andiamo a caccia, nel senso che allora non c'erano le doppiette, c'erano le reti, vabbè, andiamo a pescare la gente con le reti, cioè, ma non gli dice tu devi cambiare la tua persona, no, tu sei bravo a pescare i pesci, bene, se diventi più bravo comincia a pescare gli uomini, tanto li metti sempre nella rete, poi ci penso io a mettere sulla padella o sul rogo, cioè pensate che la gente passa le parabole del Cristo come parabole insignificanti o tranquille o come storielle, sono, se voi le analizzate, sono un insieme di essenza criminale. Allora, io ho letto un'interpretazione, no, di una parabola fatta nel 1400, allora, è la storietta di Marta e Maria, praticamente, che sai, questo Gesù che va a trovare Marta e Maria, Marta si mette a lavorare con la desgraziata a preparare il pranzo, la Maria si getta i piedi e se lo slecchina un po', e naturalmente Marta un po' seccata e dire senti di è stata deve venire a darmi una mano a me, no? È stato lui, no, non sta a lamentarti, Maria si è tolto la parte meglio. Ora è un insegnamento aberrante che viene applicato nella storia in maniera corretta, cioè la Chiesa Cattolica si è presa la parte meglio, tutti gli altri stiano nella merda. Esatto. Io ho letto l'interpretazione fatta nel 1400 da qualcuno dove si interpretava in questo modo per giustificare questa porcheria. Siccome Gesù era la verità, allora Maria era giunta alla verità e Marta voleva distrarla dalla verità. Ci vuole un bel cervello perverso per arrivare a sta roba qua, no? Sai, cazzeruola. Sì, ma d'altronde sai, i teologi sono dei saltimbanchi e sono dei venditori di fumo, e soprattutto il fatto che loro vadano a dare una spiegazione teologica, cioè l'intelligenza ha una cosa che è di fede, dimostra chiaramente la loro incapacità di comprendere la vita. Bello è che hanno trovato da vendere fumo e hanno calato le reti nel cervello delle persone. Sì, ma d'altronde sai, ma anche il problema delle persone che hanno di affrontare le cose, cioè loro partono sempre dalla Bibbia come parola di Dio e non mettono, dicono fa, cosa mi dimostra che questo testo è la parola di Dio? Cioè, c'è una citazione a priori di quello che viene detto che sia Dio, ma questo avviene non perché ci siano delle connotazioni, delle situazioni che te lo permettono, ma perché qualcuno ha avuto la capacità, l'astuzia, la menzogna di imporlo, e di conseguenza nessuno avrebbe cosa di dire, no, dove sta la prova, questa è la parola di Dio. Allora, cioè esiste una sola prova dell'esistenza di Dio che non è stata confutata da nessun filosofo. Ed è, lo dice la Bibbia, cioè come se Babbo Natale si fosse scritto, lo dice qualcun altro. È più facile che esista Babbo Natale che Dio dei cristiani. Nel senso... Qualcuno che allunga qualcosa all'angolo della strada può trovarlo, ma Dio dei cristiani. Va bene, Francesco, abbiamo 15 minuti per farci insultare. Va bene, visto che la gente gli piace commerciare in schiavi, cioè alcuni, no la gente, scusate, alcuni gli piace talmente tanto commerciare in schiavi, e attacco i telefoni, è 049 700 700, 049 700 838. Pronto? Pronto? Sì? Sì, sono Cristina. Dimmi. No, io non vi voglio insultare.
Dunque, sto leggendo Così parlò Zarathustra. Allora trovo tanto in comune anche con quello che dite voi, ma mi ha colpito in particolare una frase. Quando dice, quando io danzo è un Dio che danza. Allora, volevo sapere se questo può essere anche il vostro pensiero, cioè quando io faccio un'azione, io sono un Dio che fa un'azione. Nella misura in cui tu io sono sempre Dio, Dio determino questo, sì. Tu sei un Dio. Ecco, e poi un'altra cosa, siccome per esempio no, Dioniso, sì. E viene ripreso il carattere, il mito di Dioniso in vari popoli. Io ho letto anche la Dea Bianca di Grenzo, dove dice che tutta la mitologia greca poi è passata anche ai Celti, è passata in Irlanda, eccetera. Non so se avete letto voi. Ci sono dei passaggi comunque, sì. Sì, ecco, comunque questo secondo me dimostra non l'esistenza reale di un Dio, ma l'esistenza di pulsioni dell'uomo che si manifestano nell'idea di un Dio che poi loro chiamano a seconda del, cioè con vari nomi a seconda della loro civiltà, e che però è sempre la stessa cosa. Volevo sapere se questo è stregoneria. Sì. Grazie, sì. Ciao. Ciao. Allora, il fatto stesso che una persona riesce a sviluppare se stesso per percepire una parte del Dio che li trova dentro è perché lei si sta trasformando in un Dio, e questa è l'essenza della stregoneria. Cioè, potremmo dire miliardi di altre robe, però è sì, ma infatti in magia si dice fa ogni uomo e ogni donna sono una stella, cioè nel senso che hanno la possibilità e lo sono divini. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Ciao. Sono Maria Lucia da Treviso. Dimmi. A proposito della bambina di siciliana, A lei tanto cancan. Oddio, fischia. No, la radio è alta, ecco. Forse. Però quando c'è stato quella proposta di caos in Jugoslavia, sì. Vero, nei conventi, sì. Il Papa ha dato il permesso all'aborto alle suore e ha detto prendete la pillola anticoncezionale. Questo non ho notizie di questo, sì, so che c'era una polemica però. Però è venuto fuori, sì? È sotto sotto, zitto zitto, però è venuto fuori. E non so se avete mai letto il libro, quello del quel vescovo jugoslavo che Papa ha fatto santo. Sì. Stepinac. Anche quello è un buon uomo, vero? Te lo regalo quello. Proprio buono. E allora, sai cosa dico? Sì. Sarebbe bello fare una bella gita a Roma e andarci a inginocchiare davanti alla sua tomba, se è a Roma, e se no andare in cerca dov'è. Che ne dici tu? Ti lascio a te l'idea. Ciao, grazie. Ciao, ciao. No, in effetti io non mi ginocchio davanti a nessuna tomba, però in effetti la Chiesa Cattolica sta facendo i santi come momento di disarticolazione degli uomini, cioè per costringere gli uomini in ginocchio. Francesco, sì, ma d'altronde sai, il problema dei cristiani è sempre quello di togliere ogni connessione e ogni nesso agli uomini, cioè, questo è significativo. Leggevo un testo... Sì? Ascoltate un poco. Ciao. Che cosa si può aspettarsi di una bambina di 13 anni che non ragiona? Di un ragazzino di 14 anni può avere ancora lui responsabilità, paternità? Può nascere una creatura normale? Perché abbiamo tutti una genetica. Sappiamo, per esempio... Io con mia figlia siamo come una mela tagliata in due, ma ci scambiavano addirittura. Ma quando mia figlia aveva già 20 anni e io avevo 20 anni più di lei, allora vuol dire che viene fuori una somiglianza. Se una bambina di 13 anni che non ragiona, che completamente, che dicono che ragiona come se avesse 6 anni, ma questa è considerata una vita che bisogna salvare? Questa qui è soltanto una manovra dei preti proprio, che vogliono guadagnarci sopra.
È vero. E poi di queste cose qua, sì. Noi non sappiamo neanche come ragionare. Dovrebbero ragionare, sì. Irma, per esempio, Irma, sì. Che ha una creatura poveretta, le rose blu, sì. Che sono messe in croce, noi altri non possiamo neanche pensare che cosa provano quelle donne lì. Quando di mattina vedono quelle creature lì nel letto e devono dire, ma Signore, se ci sei, come mai a questa creatura non dai neanche la gioia di poter camminare? Io dico in questa maniera, parlo in questo modo. Va bene, qua. È vero? Sei Maruschka, vero? Sono Maruschka. E anche quello, okay. Quando venivano quei gomoni pieni di bambini e tutti quanti dicevano quanto sono buoni perché li portano in salvo, sì. Non era vero. E quei bambini ci servivano come scudi perché sapevano che italiani che sono tanto buoni, non avrebbero mai sparato contro di loro se si nascondevano dietro i bambini. Sì o no? Ma vogliamo ragionare, Francesco? Adesso te lo passo, Francesco, in privato, ok? Sì, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sì? Senta. Sì? L'anno scorso è morto un grande ricco, un riccone, che non aveva nessuno, e che grazie ai tutti i suoi beni, il cardinale, gli ha 100 miliardi, mi sembra. Al cardinale. Sì. Lasciati al cardinale, non so. Allora hanno detto, lui ha detto che è una persona che la conosceva, anzi era il suo confessore lui. E mi guardando la televisione gli ho detto, ma guarda un po'. Egli era amico di un miliardo. Ma non si è fatto un amico di chi barboni che mangia e dorme sotto i ponti. Quello che ha scelto così. Ma guarda, ho detto, proprio quello. Si era fatto un bel amico, si fa dei buoni amici. Gli confesso, l'ultimo momento. Poi non sai chi si fa sa, amici di qualche poveretto che va a catare qualche poveretto si disturba. Andare a trovare o in ospedale o paese casi chi certo. Mai hai. E i ricchi moni, i miliardi, qui è stato il tempo di andare a confessare a trovare. Ma i barboni che ha, mi sembra proprio di no. Ma no, ma gli fa la carità a Natale. Insomma, basta guardare il cardinale. Basta guardare il cardinale, insomma, qui o delle Napoli a cosa che. Sì, ma basta guardare quel quadro di Vicenza, sa. Che mandai in America, sì. La banca ambrosiana. Ah, Marcinco, sì. Marcinco, anni sì. Fa la stessa fine. Tanto e si mette a ridere, sembra che mi trovi in giro, mi preti, il papà e tutti, perché è tanto tranquillo, tanto pacifico. E qui al di là, o mi asso stare chieti, se no. Sembra una roba tanto tranquilla che non c'è niente da dire. Ma insomma, queste robe qua le vediamo qui i nostri occhi. Nel mio dire, e che ho visto proprio per televisione, ho detto che è suo amico, anzi era un suo confessore, e queste parole dette da lui, dunque non potremmo mentirlo, sì, però sì. Sapevamo che tiene bene i ricchi, grazie. Sì, salve. Sono molto attaccati ai soldi, perché? Perché coi soldi possono mettere in ginocchio chi vogliono. Allora 049-700-700 è libera, sull'altro sta ancora parlando Francesco con la mamma Maruschka. E niente, quello che a me interessa continuare a dire questo, ricordatevi, è costruire il Dio che c'è dentro, ed è il Dio che danza, cioè noi quando danziamo, quando affrontiamo la vita, quando compatiamo noi stessi, noi tiriamo fuori il Dio che abbiamo dentro, cioè gli chiediamo di uscire, lo evochiamo, gli diciamo vieni fuori. Ed è questo che ci permette di affrontare la vita e di trasformare la vita stessa, cioè la nostra capacità di farsi Dio. D'altronde, anche se io vi parlo della nostra capacità di farsi Dio, c'è la capacità di distruggere che c'è il Dio dentro, cioè tutta l'educazione cattolica è fatta in modo per costringere i bambini in ginocchio affinché siano costretti a pregare, per cui sanno benissimo come si distrugge il Dio, è saper costruire il Dio che è più difficile. Pronto? Pronto, posso parlare? No, ciao. E Alessandro non parla più nella trasmissione mia, per cui la capacità di costruire il Dio
che c'è dentro ad ogni persona, di cui la persona è il suo compito della vita, cioè la vita è un percorso di costruzione del Dio che abbiamo dentro, non è altro, altrimenti è la fine di tutto, non è che abbiamo altre possibilità, non c'è una seconda possibilità, non c'è una reincarnazione, non c'è una resurrezione, una rinascita, abbiamo solo questa possibilità, e solo questa possibilità abbiamo per mettere insieme una serie di sforzi e di esprimere una serie di necessità che ci portano noi a trasformare l'oggettività in cui viviamo. Se noi non facciamo questo e non ci sforziamo per questo, saremo sempre prigionieri della distruzione di noi stessi. Potremmo raggiungere magari la serenità nelle cose, perché? Perché esiste anche la disperazione delle cose, ma la serenità non sarà altro che un cammino di distruzione soggettiva. La serenità sarà quello che ci preclude a morire. Pertanto ricordatevi sempre quello che vi stavo dicendo, avete solo questa possibilità e la vostra possibilità è una possibilità che è data al sistema sociale in cui viviamo. Cioè, se noi costruiamo noi stessi abbiamo la possibilità di lasciare ai figli un sistema sociale sano o con alcune possibilità per costruirsi, ma l'orrore cattolico, l'orrore cristiano è in agguato, pronto per riprendersi le persone, pronto per continuare a distruggere le persone. Ed è là come un sciacallo pronto a sfruttare ogni necessità. In questo momento la situazione politica è una situazione molto labile, cioè se la stanno un po' giocando, il laicismo non esiste più, o comunque se il laicismo esiste è asservito a un modo di vedere cattolico, a un modo di esprimere concetti cattolici. E questa è la distruzione della nostra esistenza. Pertanto quello che io vi chiedo, e costruite il Dio che avete dentro, perché solo in questo modo potete dare una mano affinché l'orrore non si riproduca più. Ricordatevi, ci sono 250 milioni di bambini costretti a lavorare. Questo è il prodotto dell'azione del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Questa è l'azione di gente come beati costruttori di pace, come missionari che sono andati in Africa, come missionari che sono andati in America Latina, come il vescovo che ha appoggiato il colonialista, come il vescovo che ha appoggiato i dittatori. Purtroppo l'orrore assassino è stato costruito da questi. Pronto? Pronto, ciao Claudio. Ciao. Claudio, mi senti? Sì, tu mi senti? Pronto? Ciao, sono Giuseppina. Dimmi. Stamattina che avevo telefonato, però se vedi che il telefono dopo si è chiuso, che era Franco Carraro, non so. Forse sta un disturbo tecnico. Beh, non ti preoccupare. Volevo chiederti, oltre alla religione cattolica cristiana, come che devo sì? dire, cosa ne pensate delle altre, di tutte le altre religioni? Grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, per noi pagani, ogni monoteismo è uguale. Cioè, i musulmani, i protestanti e tutti gli altri sono tutti uguali. Questo vale per ogni monoteismo. Per cui, per noi è la stessa cosa, solo che noi siamo in Italia e abbiamo questo davanti. Signori, è arrivato Mario e noi dobbiamo chiudere la trasmissione. Pertanto vi ringrazio di avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Lascio un secondo a Francesco la parola e poi lascio la regia. Ciao cose. A tutti, non rispondo più al telefono, scusate. Ecco. Ricordo sempre che su internet trovate tutto il materiale dell'Istituto di Claudio Simeoni e ricordo che se in programma, dopo la riunione fatta a Lecco il 12 di dicembre, il rituale di Beltane, cioè tra il 30 di aprile e il 1 di maggio, probabilmente verrà fatto nel Veneto. Perciò chi è interessato a un aspetto rituale pagano, vada e si mette in contatto, ne parliamo e vediamo se dopo la cosa verrà concretizzata, si potrà anche partecipare a questo aspetto diciamo, di attività pagana. Io saluto tutti quanti, ci risentiamo giovedì prossimo e lasciamo parlare Mario che è arrivato baldanzoso e sorridente. Alle ore 19 sono ancora in trasmissione con le conclusioni dei fenomeni di premorte. Ciao ancora e a risentirci.